Per questa ricetta abbiamo bisogno ovviamente di un contenitore dove sbattere le nostre uova, due uova che io, vedete, sono bagnate perché non so se è una mia fissazione, ma anche quelle comprate io le lavo prima di romperle, in modo che così sono sicura che non vanno a contatto le mie mani con sostanze, della gallina stessa. Del prosciutto cotto tagliato a dadini e delle sottilette che, ho aperto e ho cominciato a spezzettare. Allora, andiamo alla. Iniziamo con il rompere le uova. Io utilizzo due uova, che sono sufficienti a due persone. Forse anche qualcosa di più, però a casa mia si mangiano abbondantemente. Mettiamo del sale, un pochino di pepe. E un goccettino di latte. Giusto un goccettino per farle gonfiare. E andiamo a sbattere le nostre uova. Una volta sbattute le uova, accendiamo un padellino antiaderente. Lo facciamo scaldare un attimino e mettiamo un goccino, proprio poco poco, di olio. Io utilizzo sempre l'olio extravergine d'oliva, ma dipende anche dagli oli che utilizzate voi. Faccio ben scaldare, ben oleare ben il padellino, il fondo del padellino. Quando, vedo che insomma l'olio è sufficientemente caldo, si vede perché comincia a fare una specie di venature all'interno del padellino, verso metà del nostro composto che abbiamo sbattuto. Vedete? E si comincia a formare una piccola frittatina. Una volta che diciamo che si cuoce quasi immediatamente, perché comunque è poco la sostanza, dovete girare questa frittatina. Ora io non posso farvela vedere, normalmente faccio con un coperchietto come questo, la metto sopra e la giro, però con la videocamera non ci riesco. Adesso girerò la frittatina e poi vediamo il passaggio. Ecco qui, ho girato la mia frittatina. A questo punto vado a mettere del prosciutto cotto su questo angolino qui, la mia sottiletta spezzettata, e con la cucchiarella o con quello che avete a disposizione vado a chiudere la mia frittatina in questo modo. Faccio in modo che cominci a sciogliersi all'interno la mozzarella, o se avete messo la sottiletta come ho fatto io, però potete utilizzare anche la mozzarella. Questa può essere fatta anche con le verdure e mozzarella, con prosciutto crudo, con salame, cioè quello che avete. Di solito io lo faccio quando ho qualche affettato o qualche verdura che avanza, allora per fare una pietanza diversa, la utilizzo. Una volta che
si è scaldata bene da quel lato. La faccio scaldare un altro pochino, sempre per far sciogliere all'interno la mozzarella. E poi la toglierò e farò là. Ecco qui, un piatto semplice e veloce, sia per la gioia dei vostri ragazzi perché sono abituati a mangiare piatti ricchi, ma nello stesso tempo veloci, perché ormai siamo diventati tutti che andiamo tutti di corsa, ma anche per noi, perché comunque è una cosa sfiziosa, una cosa che può piacere. Spero che anche questo video vi sia stato utile e al prossimo. Ciao ragazzi!